Salve ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap. Ci troviamo con l'altro del Salmon che è uscito sulla versione Jap di Dokkan insieme a Tarless e tutto quello Ambaradan. Abbiamo visto già la versione STR dei del Salmon, diciamo, l'altra del Salmon e Int, quale STR? Beh, io sto cotto, lasciate stare. Sto registrando tutto di fila, veramente andato. E vi invito a recuperarvi lo showcase di quel Red Samurai che è molto forte, veramente molto molto buono. Vi invito a recuperarlo se siete interessati. Allora, vediamo velocemente questo Red Samurai invece cosa fa. Allora, special, Resist Attack 21, Supreme Damage, hai due chance di stannare, skip. Passiva, chi più 2, attacca in def 150, lancia una additional attack, hai due chance di essere una special, va bene. Qui vuole aggiungere già tre special, diciamo, totali. Chance di fare un crit, chance di evadere attacchi nemici più 10 per Space Traveling Warrior category che attaccano nello stesso turno, quindi c'ha un 30% di crit e un 30% di dodge. Un addizionale attacco più 150, media chance di fare un crit, media chance di evadere attacchi nemici e secondo o terzo ad attaccare. Un addizionale attacco def più 30 per ogni special performata. Di base è da buildare full add a sto punto, sto coso. Farà un pochettino danni, mi sa farà un bel po' di danni, però sto coso è da buildare tipo 20 add 6 crit. Perché c'ha il crit in passiva, c'ha il 30% base, più un altro media chance che è un altro 30% che si può attivare. O fate full crit per massimizzare i danni, come sempre. O fate un full add, anche perché già può lanciare tre special di base, contando anche l'ability. Sembra... non è malvagio, ecco. Ok, noi ci troviamo sempre nella doppia lead di Tarless, 200% naturalmente. I link di sto personaggio, il best linker, è la controparte del summon, diciamo. Quindi se li avete trovati insieme, in realtà avete il best linker tra di loro. Se no... qualche alternativa può essere Tarless fisico stesso di Dokkan Fest, STRLR, Tarless AGL e poi basta, poi il resto. Sono altri tipo cooler STR, 3 link, però il best link è l'int che gliene scambia 6. E infatti ne scambia 6, come ho detto. Vediamo un pochettino, lui si buffa per ogni special performata, quindi per un massimo di 10 mi pare, no, quant'è? 10 è un po' troppo. 5, dopo 5 special lui è maxato, ok. Io comunque farei in questo modo, perché se è secondo o terzo ad attaccare ha pure le chance di crittare, non male. Ma vediamo di quello di difesa, 200.000, ok, lui comunque si deve pompare, dategli tempo. Vediamo un po', come vi ho detto, loro sono la controparte di Barter e Jice in teoria, che dovrebbero fare un po' di danno, mentre l'altro invece a sinistra, cioè questo qua Inter, era Guldo Regom della squadra Genio, perché più o meno i Red Sam si assomigliano a quelli della squadra Genio. Lui mi pare che deve subire i danni, già non mi ricordo. Esatto, per buffarsi, come Guld e Recom. E 3 milioni e 9 prima special. Intanto vedo l'animazione pure per la prima volta. Ok, tipo attacco kamikaze ha fatto. E questo, ok, simpatica, simpatica. Ok, secondo attacco però lui si buffa per ogni special performato e non attacco performato. Quindi lui deve fare assolutamente 5 special. Qui Tarless, god di tutti. Bello Tarless, peccato non averlo trovato sul Jap. Veramente un peccato. È veramente una bella carta. Purtroppo non posso andarci al Lini, che se no ci sarei andato anche al Lini perché a me piace. Però purtroppo siamo sotto i KK sul Jap e non ho chissà quante stono, quindi purtroppo ho dovuto skipparlo con un bel doppio Bojack. Se vi siete persi il video pool vi invito a recuperarvelo. E doppio Bojack per gradire, bel banner del cavolo, vabbè. E a parte le mie sfigate, per il momento in Real Summon non possiamo vedere chissà cosa, deve fare altre 4 special per vederlo al massimo. E poi vorrei vedere anche un bel buffer in turno, ad esempio cooler STR sarebbe comunque un'ottima cosa. Mettiamo così, facciamo in questo modo. Madonna, se dovesse ricevere le zanghe sto Tarless STR sta celebrazione. Ma secondo me la riceverà, perché mi pare un po' strano che hanno dato le zanghe alla Femini e non a Tarless. Mi pare un po' strana come cosa. Forse in un'altra parte, fra qualche settimana forse. Però mi pare molto strano. Comunque la Femini, credo domani barra dopodomani avrete lo showcase anche della Femini, perché purtroppo sul server ancora non è uscito, se no ve l'avrei fatto già uscire. Sul Jap non li ho full ability, quindi non posso portarvela al massimo della loro potenza. E quindi ho deciso di aspettare che sul server esca Lezza e buonanotte. Anche se già è farmabile praticamente sul Jap. Però, ripeto, non ce l'ho full up. Non so nemmeno se ce l'ho link al 10 sul Jap. Sul Global era ability 3 full 10. Potevo anche pensare di portarlo lì, però essendo uscito solo sul Jap non posso. E quindi aspetterò, nei prossimi giorni dovrebbe uscire. Naturalmente nei prossimi giorni usciranno ancora gli altri Z che hanno fatto. È uscito anche l'LR di Dottor Mew, non mi ricordo mai il nome di quel coso, che sto farmando sul Jap. Quindi in realtà è il free to play alla fin fine, molto carino da vedere. Io in realtà non ho visto nulla di quel, potrebbe essere anche una merda, eh. È simpatico, ho visto l'animazione alla sfuggita, sembra carino. Poi oh, darsi che l'animazione naturalmente non ti dice se il personaggio è forte o meno. Guarda Radish fisico, vabbè, quella è una merda in tutto. Lasciamo stare.
Nel frattempo qui il turno l'abbiamo fatto. Mettiamo, oh, il buffer in turno. Però peccato che la GL giustamente non... 269.000 def, ok, non è maxato, quindi non vediamo il massimo dei danni. Intanto lì si è preso 60.000 def soltanto dal primo, dalla prima specie, ne devi tirare altre 4. Secondo me raggiungerà bei valori, Secondo me stiamo quasi sul mezzo milione di def, potremmo starci. Ok, buffa le stats. Vediamo un po'. 5-7, beh, loro già l'abbiamo provato, loro veramente bene il summon sono. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro, spero non lo sciotti. Ok, inner chill. Vediamo quanto... Ah, ok, vabbè, qua prendiamo 0 di danno, manco te lo sto a dire. Sotto 0 il danno, manco 0. Broly ci prova, ma ha sbagliato personaggio. Ok, vediamo. 5-5, ok. 5-5, mi pare che è aumentato di un milioncino più o meno. Abbiamo pure il buffer in turno però, quindi non lo consideriamo. Un'altra? Dai, 7-2. Praticamente è aumentato di 2 milioni quasi, 1 milione e 7 tipo. Wow, bei danni. E questa è la terza specie, ne deve fare altre due per essere maxato. Ok, non mi dispiace, peccato che io non ho trovato nessuno di tutti i stile del summon. In realtà non ho trovato manco Tares, quindi figurati. E io addirittura costerei sto turno, non mi piace assolutamente, anzi. Se qualche Tares tipo non critta, siamo morti. Facciamo così, facciamo così. E facciamo così, vai Tares, tutto tuo. Se qua critta Tares se lo mangia. Anche perché ci si trova col best linker. 9-7, beh, Tares è veramente un bel personaggio. Spero torni... Per tornare siccome verso ottobre, tipo, potrebbe tornare. Bisogna aspettare un po', purtroppo direi. Però per il momento ci gustiamo questi showcase sul server privato. È l'unica cosa che possiamo fare per utilizzarlo. Vabbè, qua Tares se l'è mangiato nel frattempo. Ha preso tolto metà vita a un STR. Gran bel personaggio, gran bel personaggio. Va bene, a parte parlare di Tares che non è il suo showcase, è il Samone, dobbiamo provare. Però secondo me se torno dopo non ci tira un ad... non so se riusciamo a vedere il massimale, perché lo stiamo quasi per squagliare Broly, per dire. È letteralmente esploso sto Broly. Comunque Ressamolo sembra carino, tutto sommato. E purtroppo non avendo DR, guarda, c'ha l'evasione, ma... L'evasione, come sapete, non è chissà cosa su sto gioco. Ok, devo far sfere naturalmente con la GL, qualcuno si può trasformare, non ci interessa. Difesa, 400.000, ok, l'ho detto, starà sul mezzo milione, dove essersi buffato. Spero non mi faccia subito special, cioè... Broly, saresti un po' infamello, io te lo dico. Anzi, saresti proprio una brutta persona. Bravo, Broly, bravo, bravo. Quanto carica? Non è secondo, infatti, carica 5 milioni. Purtroppo, secondo terzo cambia veramente tanto, perché ti prende un 150% di attacco. Ed è parecchio, ed è parecchio. Ok, adesso è full setupato, dopo possiamo iniziare a vedere. Secondo, terza posizione, dopo lo mettiamo. Abbiamo anche Tarless a Ger, mi pare, come buffer. Non... No, mi pare di no. Abbiamo Tarless fisico dopo, quindi non abbiamo nemmeno il buffer in realtà. Ok, metto Tarless a GL a girare giusto per... Abbiamo pure l'active di Tarless per ride, per del contenuto. Quanto toglie? Un po' troppo, ecco quanto toglie. Ghostiamo, sì. Ghostiamo e dopo metto l'int come primo. Facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Spero di non shottarlo, forse l'active era meglio non tirarlo, Però dopo vediamo quanto carica al massimo. Ma secondo me col buffer sta pure quasi sui 10 milioni, Li tocca anche abbastanza facilmente, secondo me. Però è un red summon molto limitato, Sicuramente se lo dovete giocare, lo dovete giocare con Tarless fisico leader, assolutamente. Se no, è vero che può essere giocato anche con altri Space Traveling Warrior, che si prende il buff. Però, secondo me, il miglior team... Mamma, è andato Tarless 13... Ha tirato 3 special da 13 milioni in una quasi. Ci arriviamo alla GL, per favore? Guarda! Anzi, ma non ha senso sto coso! Non crittare, non se lo merita Broly, non se lo merita. Madonna, l'ha letteralmente squagliato. Se qui qualcuno critta, mi sa che implode Broly. Ma povero Cristo, che ha fatto di male nella sua vita? Bravi, non crittate, non crittate, bravissimi. Tezzi, fatti due. Cioè, Tarless fisico con Tarless agire in turno e l'STR che gli linka è no senso. Vabbè, cioè io non posso vedere lo showcase dell'int, ma che vuol dire? L'hanno squagliato, guardalo. E io non posso vedere. Ti prego, devo cercare di non tirare special, è impossibile. Mannaccia la mia, non ci credo. Dai, non posso metterlo secondo perché... Ma tu ti rendi conto, non devo tirare l'active. Ma che danni hanno fatto? Intanto è mezzo milione di def, è fin qui. Spero non critti, tipo. Non vi so dire, ragazzi. Darsi che se l'int non critta, non lo shot, ma è impossibile. Carica tipo sui 6-7 milioni l'int. Niente, io devo rifare giusto l'ultimo turno per loro. Ma è incredibile sta cosa. Non ha senso.
Ma Darless se l'hai mangiata. Letteralmente in un turno ha one shottato Broly. Darless, sei troppo sbroccato però, porco Giuda. Non crittate. Vi prego. No, ho crittato. Ah, va bene, mi faccio un altro velo a volo veloce. Ok, ragazzi, ci risono. È full setappato. Come vedete ha mezzo milione di def. E mi trovo senza buffer in realtà. Vorrei tra l'altro buffer Tarless AGL. In realtà c'è Tarless che ci buffa perché la entrance si... No, la entrance non si è attivata perché c'è Goku, tutto quello bordello. Ci guardiamo questo turno giusto per vedere quanto carica senza buffer. E poi dopo, se riesco a sopravvivere, vi faccio vedere anche l'altro col buffer. Qui non dovremmo avere problemi in teoria. Dovremmo essere full chill, credo e spero. Ha caricato più o meno prima durante il setup e tutto sugli 8 milioni stava senza buffer, anzi mi pare col buffer, mi pare che c'era cooler STR. Mo vediamo quanto carica adesso, però non era full setupato naturalmente. Secondo me sui 10 milioni ci può arrivare, non dico di meno, però. Ok, questa beh, carica 5-7 non ci interessa. Però tutto sommato ragazzi, è un banner che se vi serve un team, vi volete fare il team di Tarless naturalmente, vi serve pullare sul suo banner perché parte il leader, vabbè, ci interessava. 9-7, non male ragazzi, non male. Ottimo, ottimo, 9-7, spero non lo sciotti. Ok, il ricordatore c'ho Resist Attack nella specie, cioè, quindi infatti carica sui 10 milioni, appena c'ho Tarless AGL o Cooler STR vi faccio vedere il turno sperando di non fargli troppo male. Ecco, Nerchir per favore, infatti non ho tirato manco l'active di Tarless, sennò sto Broly era già esploso. Però è un Rare Summoner che fa bei danni, sta sui 10 milioni, abbastanza Nerchir diciamo. Non si ricresti, però è vero che è full link 10, è full ability, che per un Rare Summoner non è semplice da fare full ability, specialmente appena uscito. Poi se è uscito già da un po' in realtà poi viene spammato a schifo, niente. Mi sa che è impossibile farvelo vedere con un altro buffer. Vabbè, comunque stavamo pure sugli 11 milioni, secondo me. Però, come potete vedere, Tarless, una volta che gli vengono 10 minuti, mi sa che finiamo qua, perché non riesco a farne un altro. E a ritornare qua di nuovo non ci riesco, veramente più... Cioè, è troppo difficile far sopravvivere Broly più di un turno. E bisogna impegnarsi veramente. Signori, io vi saluto. Fatemi sapere, come sempre, la vostra sotto nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video.